Sono Eddy Palescandolo, vicepresidente dell'associazione Arcigay Marcella di Folco di Salerno. Oggi ci troviamo qui nella piazza della stazione di Salerno per festeggiare oggi 17 maggio 2014 la giornata contro l'omofobia. Perché oggi? Perché il 17 maggio? Perché il 17 maggio del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità cancellò tra le malattie mentali, nella lista delle malattie mentali, l'omosessualità. È dal 2009 che noi dell'Arcigay festeggiamo ogni anno questa giornata contro appunto l'omofobia. Sappiamo tutti che in questo momento c'è in Parlamento una legge in discussione, ovviamente una legge che insomma tratta dell'omosessualità, e soprattutto c'è in atto una grossa discussione sul discorso dell'espressione, la libertà di espressione, se si è liberi di poter dire che una persona è omosessuale o è transessuale. Ecco, cioè, perché ci sono alcuni gruppi ovviamente di destra o alcuni gruppi cattolici che dicono che non vogliono essere liberi di poter esprimersi come vogliono, e pertanto non vogliono il divieto di non poter usare la parola omosessuale e transessuale. In realtà dipende da come uno utilizza questi termini, perché è chiaro che io mi ritengo omosessuale e dico che sono omosessuale, però se la parola viene usata con un intento offensivo, è chiaro che a questo punto la persona potrebbe essere denunciata come omofoba. In Parlamento in questo momento abbiamo altre leggi che riguardano l'attribuzione del genere e la libertà di poter cambiare nome senza necessariamente fare un intervento praticamente sui genitali, proprio uso questa parola, senza intervenire sui genitali, cioè cambiare di sesso, e basta soltanto riconoscere l'identità della persona. E stiamo cercando di portare avanti questa battaglia e credo che ci riusciremo. E poi c'è in discussione anche ancora i registri delle unioni civili, che sebbene in alcuni comuni è stato attuato, nella città di Salerno noi ancora non abbiamo questo registri delle unioni civili, né tantomeno abbiamo i registri della famiglia anagrafica, dove chiunque che convive con un'altra persona che non ha vincoli di sangue, cioè un amico, due suore, due militari, cioè che vivono praticamente insieme, possono essere riconosciuti come famiglia anagrafica per avere dei diritti, dei privilegi che sono riconosciuti a tutte le altre famiglie. C'è una norma dell'89 che prevede questo, e tutti i comuni avrebbero dovuto attuare questa norma nella loro sezione anagrafica, ma questo non è stato fatto quasi da nessuna parte. Pochi in Italia sono i comuni che hanno istituito il registro delle unioni civili, che ci ritengo a sottolineare non riguarda soltanto gli omosessuali, ma riguarda tutte le persone che decidono di non legare il loro vincolo giuridico né laicamente né a livello religioso, insomma, ma soltanto come un intento, una volontà di due persone che andrebbe comunque rispettata. Grazie. Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia. Il nostro Parlamento italiano purtroppo è ancora lento nel
rispetto al sistema normativo, non ha ancora recepito i disegni di legge sia contro l'omofobia, contro la possibilità di chi offende le persone per il proprio orientamento sessuale e l'identità di genere, sia rispetto anche all'attribuzione del sesso, quindi da questo punto di vista questa giornata che si festeggia in tutto il mondo per abbattere ogni forma di discriminazione, di barriera, in realtà è sempre più attuale, soprattutto, ripeto, nel nostro paese che è lento in questo siamo fanalino di coda in Europa come per quanto riguarda i diritti civili. Sono Cosimo Pastore, attivista del comitato Marcella di Folco LGBT di Salerno. Questa è la prima attività che noi portiamo avanti fino al 28 di giugno, giorno del Pride di Napoli. Vi ricordo due appuntamenti: abbiamo dal 23 al 29 di giugno abbiamo il Festival della Letteratura di Salerno, dove presenteremo alcuni libri di tematica LGBT presentato da Claudio Finelli. Avremo una lezione di omosessualità condotta da Ottavia Vozza, presidente del comitato, alla Galleria Tiziana di Caro. Il giorno 11 giugno invece avremo una partita di pallone gay contro lesbiche, e il ricavato andrà ad un'associazione benefica internazionale.